tutti ragazzi, qui è Giulio Tresante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il primo episodio su New Star Soccer. È un gioco che mi avete consigliato voi nei commenti, però io già lo conoscevo, ci ho già giocato veramente tantissimo sul mio telefono e vi assicuro che è un gioco molto ma molto bello. È una sorta di carriera giocatore, però dove c'è anche una sorta di storia dietro, dove puoi avere un rapporto con l'allenatore, con i giocatori, dove puoi avere la ragazza, dove puoi comprarti le case, le macchine, dove puoi fare praticamente la vita del calciatore, non solo dal punto di vista del campo. Diciamo che è una sorta di modalità storia che poi si vedrà su FIFA 17. Naturalmente la grafica è quella che è simile a Scorriro, però diciamo che il contesto è quello. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere se volete anche questa serie sul canale, la porterò in alternanza con Scorriro, quindi alle 19 una volta uscirà Scorriro e una volta uscirà New Star Soccer o New Star Calcio, non so come volete chiamarla. Però comunque vorrei alternare le due serie. E ovviamente arriviamo a 1000 like anche per questa serie su New Star Soccer. Detto questo, non ci resta che iniziare la partita. Abbiamo 3 slot salvataggio, quindi possiamo fare 3 carriere contemporaneamente. Noi ovviamente ci accontentiamo di una sola. Benvenuto in New Star Soccer. Ti stai per imbarcare in un'eccitante carriera calcistica, dove vivrai la vita di un giovane giocatore. Ma prima completa il tuo profilo. Allora, nome, ovviamente mettiamo i miei, quindi Giuseppe, e come cognome Marcello. Genere maschio, campionato, scegliamo quello italiano. E possiamo quindi partire. Ok, ora fare un provino per colpire il direttore sportivo. La prima prova riguarda la tecnica. Questa abilità determina quanto riesci a curvare, alzare o abbassare la palla. Allora, calcio il pallone tra i paletti. E fin qua, ok, è tutto semplice. Con il mouse posso caricare il tiro. E poi, una cosa che adesso mi sono ricordato, devo anche tirare io proprio il pallone. E in base a dove colpisco il pallone, la palla avrà degli effetti strani. Ad esempio, se voglio fare il pallonetto devo colpirla in basso, se voglio farla a giro devo colpirla di là. Quindi è veramente molto bella. Io qua devo tirare centrale, quindi la colpisco in pieno così. Grande, ora vediamo quanto sei bravo nei calci di punizione. Direi che non sono tanto bravo. Dai l'effetto al tiro per segnare un gol. Se io infatti angolo così, così è fuori dalla porta. Però se, come ho detto prima, io colpisco il pallone sul lato sinistro, la palla prende il palo. Ragazzi, ti pareva che non prendevo il palo io? Comunque vabbè, abbiamo altre vite, quindi possiamo rifarlo. Però comunque la questione che volevo dirvi è quella. Colpendo diciamo la palla sulla destra, possiamo farla girare. Bene, il prossimo è il provino della potenza. Questa determina quanto forte riesce a calciare il pallone. Segna al portiere. Quindi prendiamo la mira e poi andiamo a buttarla dentro. Ok, naturalmente ragazzi, questo è solo un tutorial. Poi arrivano le squadre, arrivano le offerte. Ben fatto. Ok, questa prova è un po' diversa. Devi avere un buon ritmo per dribblare gli avversari. Scorri con il dito ovunque sullo schermo per dribblare con la palla. Corri tra i birilli e poi supera la linea verde. Quindi io devo farla col mouse, che è abbastanza scomodo. Però va bene, ce l'abbiamo fatta. Eccellente. L'ultimo provino è la visione. La tua visione ti consente di riconoscere i compagni di squadra in buona posizione durante una partita. Devo colpire il manichino facendo finta appunto che sia un mio avversario in partita, anzi un mio compagno in partita. Fantastico, con le tue abilità hai impressionato Vigor Lamezia. Mamma mia, che squadrone. Con i quali hai siglato un contratto. Se vuoi giocare per un club maggiore avrai bisogno di aumentare il tuo livello campione ed impressionare nella divisione ITA 3C. Quindi in teoria dovremmo essere in Lega Pro, se non sbaglio. Non lo so, comunque è anche bello partire dalle prime serie, diciamo, e non andare subito in squadre importanti. Vigor ha incanciato il giovanissimo Giuseppe Marcello. L'allenatore di Vigor dice di avere alte aspettative dal giocatore e vuole dargli una chance per mettersi in mostra. Allora, questo è il menu. Questo è il pulsante d'aiuto, premilo ogni volta che desideri maggiori informazioni sulla schermata. Ok, va bene. Più tutto sommato più o meno mi ricordo come è composto il menu. Magari a un primo impatto potrebbe sembrare difficile, però è semplicissimo. Possiamo vedere le abilità della vita, dove possiamo vedere appunto i rapporti con gli sponsor che ancora non abbiamo, la fidanzata che ancora non abbiamo, però i tifosi, la squadra, l'allenatore ce l'abbiamo. E in base appunto alle nostre prestazioni miglioriamo oppure peggioriamo, diciamo, questo rapporto. Abbiamo anche lo stile di vita, dove posso comprarmi i telefoni, le console, i tatuaggi, oppure i veicoli, la barca e tutto, le proprietà, le ville. Quindi veramente si possono fare tantissime cose, dalle ville più scarse a proprio bar, fattorie. Quindi veramente si può fare tutto. Un'altra cosa bella sono le abilità, che noi possiamo potenziare facendo gli allenamenti. Adesso siamo scarsissimi, abbiamo 3 in tutte quante le abilità tranne le punizioni 2,
però andando a fare gli allenamenti possiamo appunto migliorarle. Vi assicuro ragazzi che questo è veramente un gioco molto ma molto bello. Possiamo tra l'altro firmare qui i nostri contratti, possiamo ingaggiare il coach, la gente, possiamo chiedere il rinnovo, possiamo quindi veramente fare tantissime cose che adesso vi sto spiegando, perché io il gioco già l'ho giocato tantissimo tempo, quindi già le so, però che dopo andremo a vedere piano piano. Detto questo, possiamo giocare. Questa qui è la lega, che sarebbe appunto la classifica. Ovviamente siamo tutti quanti a 0 punti perché il campionato inizia adesso contro il Melfi. Possiamo dare il calcio d'inizio, mandiamo qui alla velocità doppia e la partita va avanti e mi chiama in causa solo quando c'è la palla tra i miei piedi. Quindi avrò all'incirca, ecco qua, come adesso, avrò all'incirca 2-3 occasioni a partita. Qui ad esempio posso darla al mio compagno in mezzo così, ok, e poi lui tira da solo, cioè io controllo solo il mio giocatore, non è come Scorino. Intanto possesso palla per noi, posso anche tirare, però è rischioso, quindi io la do in mezzo a lui e lui tira e la mette dentro e ho fatto l'assist. Calcio di rigore del Melfi, quindi 3-1, ed è finito il primo tempo. Naturalmente è difficile giocare tutta quanta la partita perché questa qui è l'energia, e quando diciamo l'energia è un po' bassa il mister ci tiene fuori. Comunque qua è buona perché non posso passarla a nessuno e devo solo tirare, quindi devo farla tipo a giro sul secondo palo, quindi me la metto così e poi la colpisco a giro così e la palla viene parata. Però comunque ci sta a sbagliare ogni tanto. Vi ricordo che abbiamo le statistiche praticamente tutte quante a 3, quindi facciamo praticamente schifo. Un'altra occasione, io questa volta la passo, meglio non rischiare perché comunque mi dà il passaggio buono e mi dà anche l'assist. Qui invece devo fare un'azione di dribbling, quindi devo muovermi io con il mouse e devo cercare di scartare tutti quanti gli avversari e arrivare appunto avanti. Sono arrivato qua vicino all'area, posso passarla a lui che poi tira e la palla va fuori. Comunque la partita finisce qua 2-4, quindi otteniamo i primi 3 punti e questi qui sono appunto le statistiche: 8 occasioni, 0 gol, 2 assist, 6 passaggi e voto partita 10. Naturalmente le prime volte sono molto buoni con i voti, infatti qui ho fatto degli errori però comunque mi ha dato il 10. Quando si va più avanti, per prendere la sufficienza bisogna praticamente non sbagliare niente. Abbiamo migliorato anche le statistiche: più 4 sull'allenatore, più 4 sulla squadra e più 4 sui tifosi. Questa qui è la classifica aggiornata. Ovviamente siamo in parecchia a 3 punti, ma ovviamente siamo all'inizio, quindi è inutile guardarla. Vinci un premio uomo partita. Spettacolare, l'allenatore di Vigor era il volto della felicità, testimoniando l'entusiasmante debutto di Giuseppe Marcello. Dopo la partita ha detto: penso che sia ancora tutto da scoprire. Ovviamente qui abbiamo i soldi, che sarebbe uno stipendio settimanale. Ecco, tutti i soldi diciamo che possiamo comprarci il coach, la gente oppure gli oggetti come le macchine e le case eccetera. Non ci resta quindi che fare anche la seconda partita. Intanto qui alcuni compagni ti hanno invitato a fare shopping, ti va di andare? Io accetto, però quando si fanno queste scelte ci sono comunque delle conseguenze, perché quando si accetta i compagni, diciamo la fiducia dei compagni aumenta. Però magari o ti stanchi oppure l'allenatore non la prende bene, quindi diciamo che ogni scelta ha una sua conseguenza. Io comunque accetto di andare con loro, abbiamo 31 dollari e possiamo spendere in qualcosa. Io direi di comprare un telefono, che sia la cosa fondamentale, con cui nessuno potrebbe vivere senza telefono, quindi direi di comprare un bel iPhone. Perfetto. E possiamo quindi giocare la partita di coppa contro il Barlet. Ovviamente sono tutte quante squadre strane, però le squadre quelle lì più importanti ci sono, come la Juve, il Genoa, il Bologna. Naturalmente hanno nomi un po' storpiati perché secondo me non avevano i diritti di mettere il vero nome, come Bologna senza la A, come Udinese senza la E. Quindi diciamo che sono un po' i nomi storpiati, però comunque la squadra è quella. Allora, seconda partita, siamo un po' stanchi, quindi secondo me non la giocheremo tutta. Facciamo un bel pallone in mezzo per lui, che subito la mette dentro, quindi è assist. Allora, un'altra occasione, è molto difficile darla a lui, quindi io proverei a tirare, anche se comunque, come ho detto prima, noi siamo molto scarsi, quindi è difficile riuscire a metterla dentro. Comunque qui l'azione di dribbling, attenzione, ne superiamo due, mamma mia, attenti a non uscire fuori e andiamo avanti. Possiamo attaccare la porta, come ho letto prima, la mettiamo dentro per lui che sbaglia, però comunque noi siamo andati bene perché il passaggio ce l'ho dato giusto. Qualche volta invece è meglio non rischiare, passarla al compagno più vicino e prendersi il passaggio fatto bene. 2-1, attenzione qua a non subire la rimonta, intanto noi siamo stanchissimi. Questa qua mi sa che sarà l'ultima azione nostra, proviamo a darla a lui tipo al limite dell'area facendola giro così. No, l'ha presa lui di testa. Marcello viene sostituito, sembra molto stanco, ma comunque abbiamo vinto 2-1. 5 occasioni, 0 gol, 1 assist, passaggi 3 e voto 6 e mezzo.
Questa volta abbiamo giocato molto peggio rispetto a prima perché abbiamo sbagliato qualcosa, però comunque ci è andata bene. Ovviamente qui abbiamo lo stipendio che può variare, perché comunque quando si gioca meglio e quando si aumentano le prestazioni anche lo stipendio aumenta. E sei stesso tu che puoi chiedere il rinnovo oppure puoi chiedere un aumento dello stipendio. La prossima partita noi non siamo in campo perché comunque siamo abbastanza stanchi. Potrei prendere la lattina. Se prendo la lattina mi mette in campo, però io direi che almeno per questa partita direi di farla giocare a loro. Alcuni compagni di squadra ti hanno invitato ad andare con loro al casinò. Ti va di andare? Diciamo di sì. Possiamo giocare alla corsa dei cavalli, slot, roulette, blackjack. Io direi di fare la corsa dei cavalli. Puntiamo sul cavallo, ma non lo so. Questo qui sarebbe quello più quotato insieme al 2. Però non vince mai quello più quotato, credo. Quindi direi di andare sul 5. Puntiamo 5 dollari oppure 5 monete sul cavallo numero 5. Ecco qui la corsa. Porta 5, vai, corri. Guarda lì che testa a testa. No, sta rallentando. Ha vinto quello azzurro. Ha vinto quello azzurro. Peccato. Comunque non sempre vince quello più quotato, perché guardate questo qui, era quotato al pari con lui e invece è arrivato penultimo. Comunque vabbè, possiamo anche acquistare i cavalli, credo. Non è ancora una stalla, puoi comprare dal negozio delle sue proprietà, quindi possiamo anche avere i nostri cavalli. Quindi praticamente è tutta una storia qui. Possiamo anche continuare a giocare e fare altre corse, però comunque io non vorrei stare lì a spendere i soldi, ma me li voglio conservare comunque per cose più importanti. Non sono convocato perché l'energia è bassa, quindi l'altra volta, quindi prima ero sostituto, quindi partivo dalla panchina. Ok, comunque io direi di prendere una lattina, perché non voglio proprio non essere convocato, perché di solito quando non vengo convocato l'allenatore diciamo che è un po' scontento. Quindi se io prendo la lattina dovrebbe giocare in prima squadra. Esatto. E potrei anche fare un allenamento, come la velocità, la potenza. Facciamo la potenza, perché comunque ragazzi è fondamentale migliorare, perché come avete visto, quando si tira, quando si prova a fare un passaggio, si vede quando il giocatore è scarso. Infatti qui siamo tutti a 3. Io mi ricordo che sul mio telefono avevo portato praticamente tutto quanto al massimo ed ero veramente fortissimo. Comunque facciamo l'allenamento sulla potenza, che consiste appunto semplicemente nel segnare al portiere. L'ho colpita male, però meno male che ci è andata bene. E ci scala l'energia. Ovviamente bisogna trovare il giusto equilibrio. Qui altra pubblicità. Ok, stavo dicendo, dovremmo cercare il giusto equilibrio tra le energie da spendere negli allenamenti e le energie da spendere in partita, perché comunque bisogna sempre essere pronti. Comunque ragazzi, io questo video lo chiudo qua. Non so quanto sia venuto lungo, volevo mettermi il cronometro qui per capire più o meno da quanto stessi registrando, però vorrei fare più o meno episodi da 15 minuti, un po' come Scoriro. Fatemi sapere se questa serie vi piace. A me questo gioco piace tantissimo. Non so se piace anche vederlo giocare, però Scoriro vi è piaciuto, quindi penso e spero che vi piaccia anche questo. Naturalmente arriviamo a 1000 like per supportare al massimo questa serie, e noi ci vediamo con il secondo episodio che uscirà dopodomani, perché domani ci sarà Scoriro. Quindi ci vediamo dopodomani, bella!